Gli artisti ferraresi lo chiamarono Alfilò, dal nome dialettale del convegno che la sera nelle case di campagna si tiene attorno al camino tra le donne che filano con la canocchia. Chi entri oggi nell'osteria di Pellegrino ritrova l'atmosfera sonnolenta di sempre, con i vecchi avventori tornati a giocarsi la loro partita tra un bicchiere e l'altro. Soltanto il caleidoscopio dei dipinti sulle pareti ci ricorda che un giorno l'osteria fu invasa dai pittori ferraresi, che ne assaltarono i muri coi pennelli e si proposero di farne il loro cenacolo. Ma i propositi degli artisti e la curiosità degli amatori si spensero nella disertata boîte, rapidamente come si erano accesi. Come Marcello Tassini, quasi tutti gli artisti di Ferrara sono tornati a rinchiudersi nei loro studi. Non pareva avessero altro in comune che l'amore per l'arte e il fatto di risiedere nella stessa città. Tassini è pittore istintivo e riservato. Coltiva nel suo studio con amorosa fedeltà un mondo dolce di soggetti familiari, rifuggendo dalla espressione clamorosa. Sono cortili senza confine, caldi di vita, dove l'anima ariosa e bonaria della città offre sottili suggestioni e invita al cordiale conversare sulle strade, salotto di tutti. La vita modesta della periferia entra così nell'arte. Il bimbo che gioca a palline è fermato così nel marmo dalle mani di Uderico Fabbri. Egli ama lavorare qui, nella verde cornice di un chiostrino riecheggiante motivi rinascimentali. In opere come l'Invocazione e il Giottino, Fabbri vuole esprimere una sua religione dell'armonia e del sentimento, ma si compiace soprattutto di essere definito un mistico per la sua predilezione del soggetto religioso, questo infaticabile animatore della materia, cui in gioventù una ferita sembrava dover togliere l'uso delle mani. L'ispirazione più direttamente dalla vita che ferve nelle strade, nei mercati, tra la gente. Ervardo Fioravanti raccoglie questi motivi della vita di tutti i giorni. Educato alla illustrazione del libro, egli è un narratore e nella composizione animata cerca il racconto. Talora si raccoglie in se stesso ed una sottile vena di malinconia addolcisce le sue immagini di una tiepida periferia. Dei tanti palazzi gentilizi di Ferrara e legato ad una tradizione che si esprime nell'amore per la forma umana compiuta, ha il suo studio Giuseppe Virgili. Partito da un pulito realismo, egli è giunto, in opere come La danzatrice, ad una espressione lirica più intensa e ritmata, nella quale la figura umana palpita seducente nella grazia musicale della danza.
La vita esterna della città sembra turbare Annibale Zucchini, che raramente esce dal suo luogo di lavoro. Pure Zucchini è tra gli artisti ferraresi uno dei più efficaci interpreti di figure popolari, che egli vede con drammatica commozione, velata talvolta da una nota di satira sottile. Centinaia e centinaia di teste sono uscite dalle sue mani. Ognuna di esse è un personaggio definito, una creatura viva. Tutte insieme una galleria di caratteri umani. Le difficoltà di vita degli artisti di una città di provincia non scoraggiano i giovani che frequentano le aule della scuola d'arte Dosso Dossi. Tra gli insegnanti è Danilo Farinella, che riprendendo la tradizione dei decoratori dei palazzi gentilizi, dei templi, delle sale nobiliari, decora i moderni pubblici ritrovi e arreda le private abitazioni. Quando esce da questa attività funzionale, ecco la stilizzata donna alla finestra. Ancora l'immagine del vecchio parco decaduto. Chi respira l'aria delle strade ampie come fiumane non può non subire il fascino di quella civiltà di cui è simbolo ed espressione Palazzo Schifanoia, con gli affreschi del Tura e del Cossa. Ed ecco i moderni affreschi di Nemesio Orsatti, che egli con uno speciale procedimento strappa dal muro per portarli sulla tela. La sua pittura limpida ed intimamente classica affonda saldamente le radici nella scuola rinascimentale ferrarese. Oggi la felice tavolozza di Orsatti riposa. Egli sta lavorando all'incisione, instancabile com'è nella ricerca di nuovi mezzi di espressione, attento ai particolari che rendono l'opera compiuta. La pennellata vigorosa ed essenziale fa di Galileo Cattabriga uno dei più fedeli interpreti e dei più appassionati cantori della poesia della pianura. Le sue opere testimoniano come si possa innalzare ad espressione d'arte un paesaggio che non ha facili suggestioni. Non dunque in un ritrovo comune, ma nella fedeltà ad una tradizione e nell'amore per la loro città, per la loro terra, è il segno del legame che unisce gli artisti del Filotto.